Mara Carfagna Barletta, a meno di una settimana dal voto del 25 settembre, il ministro per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi ha scelto il territorio pugliese per il rush finale della campagna elettorale, puntando l'attenzione sul piano di ripresa e resilienza nel meridione. Credo che Sud abbia capito che c'è un altro modo di governare. Risultati raggiunti, obiettivi raggiunti, traguardi raggiunti, come quelli che noi abbiamo offerto al Sud in questi 18 mesi di governo, 18 mesi in cui abbiamo iniziato stanziando il 40% dei fondi del PNRR a favore delle regioni del Mezzogiorno. Io temo che il Sud sia a rischio quando sento parlare di rinegoziare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E votare contro chi vuole rinegoziare il PNRR significa votare contro il Sud. Perché il PNRR è soggetto a un cronoprogramma stringente, rigoroso, che ci impone il rispetto di scadenze e di obiettivi, di target, sia qualitativi che quantitativi. Se non rispettiamo questo cronoprogramma, l'Europa non eroga i fondi relativi agli investimenti e ai cantieri, molti dei quali abbiamo già aperto e avviato. Il ruolo che avrà il Sud sarà determinante anche in termini elettorali, con una fetta consistente della popolazione chiamata dalla Carfagna a scegliere la via di un terzo polo, ultima settimana per tracciare la via verso le urne di domenica. Un liberale si sente a disagio in una destra che è schiacciata sulla Lega e su Fratelli d'Italia e un riformista del PD si sente a disagio in un partito che insegue i populisti del Movimento 5 Stelle oppure gli estremisti della sinistra radicale. Ecco, a tutti loro noi offriamo la costruzione di una casa dove possono dare il loro contributo in termini di impegno, di idee, di progetti e possono lavorare a testa alta per costruire una nuova Italia, un'Italia seria, concreta, stabile, affidabile, che sappia farsi rispettare in Europa e nel mondo.